Disaltate per niente, torriani e liberali, state calmi, è calcio d'estate, siete tutti quanti pipponi, non capite niente. Beati a voi, beati a voi. Intanto Ancelotti ha parlato bene di Torriani. Ha detto è molto bravo, gli ha visto fare una partita. Intanto si sente parlare di Pep Guardiola che è impazzito per Torriani, quindi Guardiola, cacciman! Cacci mani, caccia! E seconda cosa, ho appena letto che il Barcellona si fa sotto per Torriani, per Liberale, quindi cacci mani! Cacci mani! I giocatori forti li seguono subito, ci puntano subito gli occhi, eh? E tutti quanti che dite no, ma questa è proprio la mentalità sbagliata dell'italiano medio, del tifoso italiano medio, è questa. Parto subito così perché io ho fatto il video di Liberale Torriani. Sono giovani. Ho sentito oggi qualcun altro, non voglio fare nomi, ma i pipponi, siete calcio d'estate. E intanto adesso c'è Guardiola che è impazzito per Torriani. 1,97 m, classe 2005. Secondo me è già proprio pronto. E se lo vuole il Manchester City. Adesso si parla, sarà sicuramente rumor, sai, di sicuro. Guardiola non vorrà, l'avrà soltanto pensato, però se circola questa voce, io penso che un attimo di fondo ci sia. Ancelotti l'altra sera l'ha visto giocare, ha detto mi sembra veramente molto forte il portiere, una partita. E quello è Carlo Ancelotti, il miglior allenatore della storia del calcio, che ne dico, cioè, che ne dicono tutti, penso che tutti quanti non possiate dire niente, Carlo Ancelotti è il miglior allenatore della storia e ha detto che è forte Torriani. Oggi, liberali, il Barcellona si fa sotto. Quindi, perché il Barcellona e il Manchester City si fanno sotto per questi giocatori qua che abbiamo visto due partite, fargli fare due partite da questi qua? Con la maglia del Milan già ci hanno addosso Barcellona e Manchester City e noi diciamo sono troppo giovani, bisogna dargli il tempo di crescere, mandiamoli in prestito. Non dico di mettere adesso Liberali al posto di Pulisic e Torriani al posto di Maignan, però Sportiello sta fuori 3 mesi, il secondo portiere, tu oggi fai un comunicato, secondo portiere, Torriani, ufficiale, secondo portiere, rinnovo di contratto, contratto fino al 2030, così si fa, è così che si fa, è così che si fa, punto. Buongiorno a tutti, dopo 3 minuti quasi vi saluto, 2 agosto significa 2 settimane, siamo arrivati praticamente, ragazzi, adesso gira che ti rigira, domani sarà l'ultimo giorno e poi ci sarà una settimana di ferie, domani mi vedrete sparare i mortaretti. 2 settimane di distanza ci separano da Milan-Torino. Avete notizie di Emerson? Io sono preoccupato per Emerson. Oh. Mancavano gli ultimi dettagli, ho visto prima il Briga, dettagli da limare, era lì che limava i coltelli, ma ho capito, ma quanti dettagli ci sono da limare? Adesso si sta parlando di una distanza di 1 milione di euro. Un milione di euro a quei livelli lì, veramente è come se io dico a mio cugino, toh, prenditi 1 euro, vatti a prendere un caffè. Grosso modo. Quindi va bene limare i dettagli. Siamo al 2 di agosto. Siamo al 2 di agosto. Il terzino. Io direi, settimana scorsa abbiamo chiuso di domenica, Pavlovic, che c'era lì, il We Go fece il video. Io mi aspetto che anche Emerson Royal si possa aggregare, giusto per fargli fare una settimana e mezzo di lavoro, magari anche a Milanello, o raggiunge addirittura la squadra negli Stati Uniti. Quindi bisogna. Adesso, fatto Pavlovic, non dico che dobbiamo stare calmi, però bisogna avere più le idee chiare, dobbiamo avere le idee chiare perché adesso la priorità, secondo me, è diventato il terzino destro con l'infortunio di Florenzi. Seconda cosa, voglio parlare di Fofana, ragazzi. Fofana è arrivato il 2 di agosto. Io, per come sono fatto, ha tirato in ballo, ha tirato troppo alla lunga, sia non lui perché lui muore dalla voglia di venire al Milan, ma il Monaco. Tu col Monaco non ci vai a parlare, parli con il giocatore e dici: ascolta, se vuoi io ti prendo l'estate prossima. Se no, sei libero di andare da un'altra parte perché bisogna a un certo punto tagliare. Bisogna a un certo punto tagliare. Cioè, questi continuano a credere 35 milioni. Se, e io continuo a sentire il Milan che si avvicina, si avvicina, si avvicina. A un certo punto, se voi vi fermate e vi ritirate dalla trattativa, io vengo qua e vi faccio anche gli applausi. Queste sono le cose che bisogna fare. Non per forza avvicinarsi, avvicinare. Arrivate a un certo punto, tra i 5 mesi, quello è a zero. È arrivato a zero, mi dispiace perché è un giocatore che per noi sarebbe fondamentale, ma basta, stop.
I soldi sono quelli, li vuoi? No, altrimenti si va da un'altra parte. Si va da un'altra parte. Col giocatore gli dici: se vuoi veramente venire al Milan e muori dalla voglia di venire al Milan, ci vediamo l'anno prossimo. E che tanto un anno passa veloce. Passa veloce. Tu avrai un anno in più, noi per un anno non ti avremo, dovremo comprare un altro giocatore. Però a 35 milioni mi sembra veramente essere preso per la cravatta. E sinceramente fammi prendere la cravatta poi dal Monaco. Cioè, non è che stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando del Monaco. Mi dispiace, ma anche no. Poi l'altro discorso che volevo fare, molto importante, sto sentendo adesso praticamente, siccome dobbiamo prendere Abraham, la Roma pare che Jovic non lo voglia, giustamente, ci può stare, e pare abbia chiesto Okafor più Conguaglio. Scusate, forse ho letto male, ma mi sa che ho letto bene. Avrei preferito aver letto male, ma mi sa che questi qua veramente fanno. Cioè, o chiedono 25 milioni cash, oppure vogliono Okafor più Conguaglio. Cioè, voi pensate che Okafor valga meno di Abraham? Abraham che si è sfondato il ginocchio, Abraham che io continuo a pensare che lo vorrei nel Milan. Ma se io devo rinunciare a Okafor, cioè, noi dell'anno scorso, del mercato dell'anno scorso, bene o male abbiamo visto tutti. Okafor poco, e quando l'abbiamo visto giocare, ragazzi, per me Okafor è un signor giocatore. Quindi, anche qua, come vi dicevo di Pavlovic, se devo prendere Pavlovic per ciao, chi se ne frega. Se devo prendere Samardzic e rinunciare a Reinders, no. E qua vale la stessa cosa. Qua vale la stessa identica cosa per Okafor e Abraham. Cioè, va bene, voglio Abraham. È un giocatore che si è deprezzato, che ne diciate voi tifosi romanisti. E se, io in questo caso, se arriva la mia società e vi dice: voi volete 25, ok, te ne offro 10, completamente dalla parte della mia società, perché tu chiedere ancora 25 milioni dovresti avere un attimino di vergogna. Ma giusto un attimino, cioè vuoi dire praticamente che Dovbik te lo devo pagare io. Cioè, Abraham è un giocatore che si è deprezzato, vorrebbe venire a giocare col suo migliore amico Tomori. Parliamoci chiaro, fare dalla Roma al Milan è un level up, ma proprio clamoroso, per me è clamoroso. Quindi, cioè, è inutile che 25 milioni o... Volete Calabria? Ho sentito che De Rossi muore dalla voglia di prendere Calabria. Prego, fate pure. Là ve la posso dare anch'io il Conguaglio, ma non mi chiedete Okafor e soldi per Abraham. Mi sa che qua c'è qual quadra che non cosa, direbbe qualcuno. Tra l'altro Okafor, io vorrei sapere, ma Okafor, ma avete notizie di Okafor? Cioè, non va negli Stati Uniti, non pare non ci sia Milanello, quante ferie fa questo qua? Io l'anno scorso, del mercato dell'anno scorso, abbiamo visto tutti, Okafor non l'abbiamo visto. E se quest'anno deve essere la stagione di Chukwueze, io onestamente voglio vedere Okafor, io vorrei vedere Okafor non titolare. E anche qui stiamo parlando di un'altra, cioè di un'altra roba che ficco in mezzo nel discorso. Se devo rinunciare a Okafor perché Fonseca si è innamorato di Saelemaekers, perché Saelemaekers dà equilibrio. No, neanche qua, ragazzi, no. Cioè, adesso va bene tutto, Saelemaekers mi ha convinto anche a me, mi sembra un giocatore rigenerato. Però stiamo parlando di due cilindrate diverse, cioè stiamo parlando di due livelli superiori, di due livelli proprio diametralmente opposti. Cioè, come giocatore Okafor, ma proprio prende Saelemaekers e si fa così. Poi lascia perdere che Saelemaekers è un equilibratore per il ruolo che secondo me dovrebbe essere l'ala, quella di Okafor e di Saelemaekers. Servono i gol. Quindi sì, me lo voglio tenere Saelemaekers, però deve fare la panchina. Deve fare la panchina. E se si fa male Leao, deve entrare Okafor, non Saelemaekers. Quindi io non è che posso rinunciare a Okafor perché è innamorato di Saelemaekers, questo qua. Non esiste. A quel punto mi rendo Saelemaekers. O no, o sbaglio. Anche perché Okafor è anche più giovane di Saelemaekers, mi pare di un anno. Quindi, se quest'anno deve essere la stagione di Chukwueze, io vorrei veramente vederlo, magari non 10 partite consecutive, perché so che da quella parte lì c'è Leao, ma lo voglio vedere Okafor. Cioè, quest'anno voglio vederlo un po' più spesso. L'anno scorso entrava, segnava, con la stessa identica cosa di Jovic. E quest'anno vorrei fargli la stessa cosa, perché Okafor, ragazzi, io è un mio pupillo, e regalarglielo alla Roma, quello proprio non se ne parla proprio. Però mi farebbe piacere qualora rimanesse. Capisco che siamo in tanti e qualcuno magari dovrà uscire, però dai, diciamo che
No, non lo voglio fare, mi correggo, no, non lo voglio fare, no, sto un attimo riflettendo, no, se devo rinunciare a Okafor perché Salemakers deve rimanere a Milan, mi dispiace, rinuncio a Salemakers, fatemi sapere voi cosa ne pensate, iscrizione al canale, un bel like, io vi saluto, ci vediamo domani, sperando di vederci questa sera inaspettatamente, quando ci sarà finalmente questo Here We Go di Everson Royal, che sta un attimino ritardando. Un bacio, ciao a tutti, buona giornata.